Federica, vieni, facciamo vedere. Eccomi nonna, ti lasciamo lì per la prossima ricetta. Allora, questa è un'altra ricetta che si fa sempre ai miei tempi. Si faceva la zucca con le olive, capperi, formaggio, aglio e prezzemolo. E un pizzico di pepe. Adesso vi faccio vedere la ricetta buonissima. Questa è buona buona, questa la potete fare quando volete. Ok. L'importante è che piace, ma piace sicuro. Sicuro piace, se vi piace la zucca. Facciamo così. Vai, spiega. Allora, le patate con la zucca si tagliano così. A rondelle, nonna. A rondelle. Quindi quante ne hai prese? Tre patate. Tre patate. Guardate, vi faccio vedere. Nell'acqua. Io lo so che siete bravissime. Laviamo le patate. Certo, lavarli bene, tutte le cose. Il prezzemolo, i capperi, dove sono? Scusami Federica, prendiamo. Questo è il pecorino. Ma bravo mio nonnino che va a buttare la pattumiera. Sì, stiamo preparando. Alberto, cosa stai facendo? La illumino. Ti vuoi fare l'abbronzatura? La illumino. Ma la nonna è già luminosa. È già luminosa. È già luminosa. Si lava, basta uno per questa ricetta, uno non di più. Oh, ci siamo preparati tutto tutti il materiale. Adesso prepariamo l'altro ingrediente. Questo qua sarebbe capperi. Vai, queste, guardate. Allora adesso si prendono, non è che si mette sto sale, si mettono nel piatto, li laviamo. Questi facciamo l'abbastanza, non esagerate. No, nonna, mai visto il nonno che bravo che è andato a buttare la spazzatura? Allora Federica, nonna, questo lo voglio dire a tutte le ragazze e i ragazzi. Sì, quando la botte è buona, il vino non diventa aceto. Vuol dire che se la botte è buona, il vino, se tu lo metti, rimane bello. Rimane il giusto, ma se no diventa aceto. E quello devi buttare. Invece questo vi auguro di quello che sto dicendo e seguitemi. Di essere nonna, delle buone botti. Della buone botte. Botte. Cioè. Adesso vi dico queste olive. Vai. Queste non sono olive che si possono usare qualsiasi olive per fare questa ricetta. Ai tempi, ora sì, ma ai tempi nonna, queste olive sono acqua e sale. Queste olive, ai tempi miei nonna, mia mamma, li faceva acqua e sale. Acqua e sale e poi si mangiavano il mese di maggio. Ma queste si vendono pure. Ah ok, olive, acqua e sale. Olive. Buone, delicate. Sono delicate. Non sono salate. E si sposano bene con la zucca. Mamma, mi si è aperta una voragine. Anche a me questo momento. Vero? Sono buonissime. Allora, facciamo la ricetta. Basta. Prendiamo il prezzemolo. Sì. Chi non lo vuole mettere, non lo mette. Uno spicchio d'aglio, guardate, questo deve servire per tutto. La riccia qua, la pentola. Adesso ci mettiamo poco sale, perché andiamo. Con questa ricetta va il pecorino, che è qua. Andiamo. Con le olive, capperi, diventa poi salata. Ok. Gli diamo giusto un pochino di sale. Guardate. Sì. Poco niente, pochissimo proprio. Un po' di sale grosso. Sì, a listarelle. Sì, perché la zucca si spappola. Vai. Si cucina presto. Mettiamo dove... la patata. Ah, una e una. Una e una. Ma che bello. E si fa così. Bellissimo. L'hai mangiata qualche volta questa ricetta? Tante volte me la fa a zucca. Non va mangiata solo adesso che
che io la uso adesso, in questo momento, ma questa io la faccio sempre. Diciamo che queste sono delle idee carine anche per proprio i giorni dei morti, di cui sì, uno fa una festa. No, era proprio una ricetta specifica, ai miei tempi i miei genitori sì. facevano così, poi la gente ognuno e nonno si organizzava un po' come volevano. Dopo ce le chiami i baffi. Certo, te li stai già aggiustando? Sì. Ho dimenticato. Cosa? Cosa devi mettere? Le olive sotto. Vabbè. Hai dimenticato. Sono innamorata, amore. Sei innamorata, nonna, che ti sì. dimentichi le cose? Certo. Sei innamorata. Allora tu sei sempre innamorata. Sempre. Ti dimentichi di quella, ti dimentichi quell'altra. Vuol dire che è innamoratissima. È innamoratissima. Io dico sempre, chi più ne ha ne metta per piacere, ragazze. È finito? No, questi li dobbiamo mettere tutto dentro. No, così, perché? Ma dici così? Ma no, è bellissimo, bellissimo. Io intanto mi sto finendo le olive. Tu intanto mangi. Ragazzi, vi giuro, sono diverse dalle olive che solite. Nonno, cosa aspetti con quella manina lì? Ho due olive. Nene. Senti come sono? Guarda Fede, perfetto. Vero? Che bello da vedere. Ma bellissimo. E ci vuole anche la fantasia in tutto. Mettiamo le olive. La donna in rosso, sì. Guardate. Questa anche come pietanza, eh? Una bella bistecca. Mettiamo i capperi. Magari la dobbiamo mettere nel forno quella. Sì, perché sì. è spenta il forno? No, acceso. Fila. Accesa, accesa. È in calore. È in calore. Ecco qua. Un po' di prezzemolino. Il signor prezzemolo, sempre tra di noi. Adesso mettiamo il pecorino, abbondante. Certo. Però prima di mettere il pecorino aggiungo l'acqua. Perché va l'acqua. Ha riempito tutta la tazza. Perché deve cucinarsi la patata e la zucca. Questo abbondante? Quello è il mio sapore. Sì, è quello con la zucca e le patate. Sono abbondante perché la zucca è dolce. A metà della teglia. Sempre. Così facciamo vedere proprio i tempi com'era. Andiamo a bere un caffè, il nonno, ci vediamo dopo. Ciao, ci vediamo dopo, tornate presto. Vai, quanto sta adesso in forno? Adesso la metto in forno. Allora, in questa teglia qua, così come abbiamo preparato, va anche l'acciuga. Mm. Però io non la metto perché ai miei parenti non piace l'acciuga. Non ci piace, ragazzi, scusate, quindi non la metto. Però va anche l'acciuga, poca, due acciughe vanno bene. Ok, due acciughe sminuzzate. Sì. Ecco qua. Ah, in basso la metti? Sì, in basso. A tanto... 200 gradi? Sì, più o meno. 200 gradi? A 200, anche 180 forno va bene. Ventilato, sono passati per ora 20 minuti, il forno è ventilato e pian piano si stanno cucinando. Nonno è uscito? È uscito, amore. Quindi dopo quanto? Un'oretta è stata? Per un'ora sì, amore, sì. Dopo faremo, nonna, l'assaggio. Certo. Ah, mi sembra bellissimo. È orgogliosa di come è venuto questo piatto? Ma certo. Ecco, dopo lo assaggiamo. Ciao. Ciao Laurina. È arrivata anche lei. Laura, dopo lo assaggi tu. Eccoci qua. Amore, ora, prendi la forchettina. Cosa dobbiamo fare? L'assaggio? L'assaggio. Ah, lo faccio io? Sì. Vai Lauri. Biscotti. Laura, com'è? Speciale. Buonissimo.